Salve a tutti ragazzi e maltornati in questo nuovo video ragazzuoli, siamo qua su Ice Cream 3, di nuovo ragazzi, oggi non alziamo il culo dalla sedia finché non abbiamo finito questo gioco crudele, lo giuro ragazzi, oggi voglio finire questo gioco, non posso più ammalarmi la vita per questo gelataio da 4 soldi ragazzi. Quindi oggi sappiamo ogni cosa, cosa dobbiamo fare, perché nello scorso video abbiamo praticamente visto tutto quanto, poi alla fine ovviamente mi sono buggato. Questa volta neanche salviamo quei maledetti ciccioni, non mi interessa proprio nulla. Magari forse in un futuro episodio, se ci sarà, forse lo faremo. Però signori, quest'oggi andiamo a tutto schermo, grazie. Andremo a finire una volta per tutte questo terzo capitolo di Ice Cream. Andiamo. Lo spero tanto. Va bene, dai, non importa. Andiamo subito in game e usciamo da questa casa, ragazzi. Voglio fare tutto quanto. Guarda, neanche uso la strombola, neanche quella. Tanto alla fin fine che ci serve la strombola. Tanto se ci prende bene, se non ci prende pace. Noi quello dobbiamo fare, già lo sappiamo. Quindi, ragazzi, il più velocemente possibile andiamo a farci tutto quanto. Guarda, le chiavi di casa stanno qua. Perfetto. Allora, signori, vediamo di oggi di riuscire una volta per tutti a vincere contro il Mr. Frosty, lì che vende gelati, ice cream del cavolo. E i ragazzetti purtroppo li lasceremo al proprio destino, perché sì, l'altra volta con il loro culone, perché avevamo il culone, si sono seduti sopra tutti quanti gli altri oggetti e non ho potuto prendere più i petardi, perché sì, alla fine gli oggetti erano tutti quanti, cioè, pensavo di fare una cosa bellina, di mettere tutti quanti gli oggetti quelli che servono all'interno del van. No, non ce le può mettere, perché se poi ci mettono il colore è casino. Mr. Frosty è sparito. Ah no, ecco, pensavo fosse già sparito, aveva già vinto. Guarda, perfetto, sarebbe stata la partita perfetta. Cerchiamo di non perdere fin troppo tempo, tanto le prime battute di gioco sono abbastanza semplici. Allora, questo non ci serve più a questo punto. Dove sta lui? Sta di qua, ok. Allora, che cosa dobbiamo fare? Fin da subito ci serve la pala, che quest'altro non mi metterò a scavare a caso, ma so che c'è una mappa questa volta, quindi utilizzeremo anche quella. Due di spalle, adesso non so da che parte arriverà, mannaggia a lui. M'ha visto la spallina lì dietro. Ce la faccio? Ce la faccio? Ok, andiamo al metro station, andiamo subito a mettere. Oddio, però sapete cosa? Quasi quasi era più saggio andare... No, sapete cosa? Vado direttamente qua, allo shopping center. Sapete perché? Perché comunque sia la quest che c'è da fare direttamente alla metro station, di prendere gli oggetti da dare al barbone, da direttamente, è la più semplice, da direttamente il cavallino. Quindi possiamo farla anche dopo. Prima andiamo a prenderci la pala qua e andiamo subito a scavare, così almeno prendiamo la chiave dell'albero dove ci danno anche i petardi, così almeno andremo subito nella metro station, facciamo tutto quello che c'è da fare e prendiamo pure il cavallo pure là, o perlomeno sblocchiamo lo scambio. So che c'è da fare di codici o dei numeri, mamma mia che paura. Poi c'è da fare... No, la motocicletta! E la motocicletta, ragazzi, qui oggi si bestemmia tanto, eh. Se è come una volta... guarda, sta proprio lì, dove devo andare? Porca miseria! Quindi, prendiamo la pala, andiamo a scavare, prendiamo la chiave dell'albero di Mr. Frosty, e poi... però aspettiamo, perché lui mi vede. Senz'altro mi vede. Sì, infatti. Oh, ovvio, perché mi faccio queste domande? È ovvio che mi vede, no? Ma magari c'ho tempo. Magari ho tempo. Forse, eh? Non sento più la musica. Non sento più la musica. Ok, questo l'abbiamo aperto. Ma vai, facciamo il giro. Non ti preoccupa, Mr. Frosty. Vai, facciamo il giro. Tanto sei lento. Giochiamo un po' qui. Sì, lo so, vi avevo anche chiesto 200 like per questo ritorno di Ice Cream, ma alla fine è una sfida anche verso me stesso, quindi non importa se lasciate 200 like o meno, alla fine l'ho voluto portare per finirlo. Allora, Shovel, andiamo. Lui, ovviamente. Stronzo, bastardo. Via, 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 andiamo direttamente a scavare le buche. Allora, andiamo a prenderci direttamente la mappa, dovrebbe stare a questo punto all'interno di una delle tende. Quindi camping... Ci prendiamo la mappa, andiamo a scavare e prendiamo i petardi, se almeno andiamo direttamente al metro station, rompiamo quella cosa e andiamo avanti ragazzi. Dai, ce la possiamo fare, oggi mi sento carico, sono tre giorni, sì, tre giorni che non gioco ad Ice Cream, quindi penso
che possa andare anche fin troppo bene. Allora, la mappa l'altra volta stava qua, stavolta non c'è. Bene, perfetto, devo ricercarla. La cosa che speravo non succedesse. Sarà qui. Sì. Allora, purtroppo ecco. Ho fatto un casino perché non l'appoggio adeguatamente. 11 metri, mi sto avvicinando. 6 metri, 6, no, sta di qua. 2, 1, eccolo, è lui. Lascio qui la mappa giusto per riconoscerlo. Lui non c'è. So se mi fa molto piacere. Allora, riprendiamo la pala e andiamo a scavare. Vedi, cioè, perché la mappa non l'avevo vista prima? Cioè, è una cosa è bellissima. Cioè, ho trovato già la chiave praticamente, no? Guarda, perfetto. Cioè, ovviamente questa cosa che io ci avevo messo tipo come minimo un quarto d'ora di video. Siamo a 5 minuti di registrazione? 5 minuti? Sto registrando, vero? Non è che poi, insomma, succedono cose brutte. No, sto registrando, perfetto. No, sai perché sai? Speriamo bene, Mr. Frosty, perché l'altra volta qui mi ha fatto. Ah, mi ha fatto! Mi sono criccato nella scala. Allora, veloce. Il cavallo lo lasciamo qui. Noi prendiamo soltanto i petardi. Eccoli qua. E ce ne andiamo. Lui non lo vedo. Perfetto. Ok. Allora, questa prima parte l'abbiamo conclusa. Finally. Finally, veramente. Oh, oddio. Vedete? Se stavo là sopra altri 10 secondi, era finita. Era finita. Ovviamente adesso devo seminarlo perché, ovvio. Allora, facciamo il giro lungo, dai. Forza, Mr. Frosty. Dai, su, facciamo il giro. Vediamo dove c'è il ciccione qua dietro. Tanto non ti salvo sto giro, non ti salvo. Almeno che non sia necessario, ma lo faccio alla fine. Quando ho fatto tutto. Prima porterò i cavalli. Poi se dopo cavalli servirà a fare qualcos'altro, a quel punto andrò a salvare. Tanto più o meno le risposte stavolta me le ricordo. Non lo so se è già venuto di qua. O meno. No, è rimasto di qua, Accidenti a lui. Forza. Facciamo il giro. Mr. Frosty. Ok. Cavolo, si importa proprio nulla. Metro Station, dai, andiamo ad aprire l'altra zona. Ok, abbiamo già sbloccato la prima cosa del cavallo, quindi c'è la prima storiellina, non ci interessa, tanto abbiamo visto tutto più o meno. Ci manca soltanto l'ultima parte. Allora, abbiamo i petardi. Che poi, petardi. Io pensavo fossero fiammiferi, sono questi, la dinamite, insomma, quello che fa saltare in aria questo affare, no? Ah, devo piazzarli, ok. Perché servono i petardi, non serve un calcio, ovviamente, capito? Ora, possibile non abbia sentito. Meno male, è mongoloide. Allora, abbiamo sbloccato quest'altra zona. Qui è totalmente nuovo per me adesso. Totalmente nuovo, ma presumo che dobbiamo arrivare là dentro perché è una zona dove vedo. Lui però può venire qua. I cancelletti erano chiusi, raga. Quindi, lui mi vuole fregare. Secondo me lui ci viene di qua in qualche modo. O passa di lì, ma non credo che passi da cancelletti. Vedi, torna indietro. Quindi, io teoricamente ho tutto quanto il tempo. Anche qui c'è il crick. Perfetto. Posso anche nascondermi? No. Cosa devo fare? Ah, ok, sì, è. Questo è il problema adesso. Le leve. Il problema è che lui verrà qua. Io devo sapere quale leve tirare. Guardalo, guardalo, sta arrivando, eh. Oh, non si arrende, eh. Non si arrende. Io cosa devo tirare? Questo è il problema. Questo è il problema. Il problema è che adesso non so come fare. Oh no, porco. Mannaggia, 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 mannaggia. Riesco a passare di qui? Sì. Ok, possiamo fare il giro. Questo è un buon nascondiglio. Mi serve i numeri, mi serve i numeri. Sento la voce vicina, lui qui dietro, sai, è già arrivato. Era lì dentro, vedi? Ma che fa? Ma vabbè. Io non vorrei chiudere la porta, però, boh. Io qui cosa devo tirare? Ok, sono tre leve da tirare, è una combinazione. La 1, la 3 e la 5, no. 1, 2, 3, sì, siamo le ore qui ci stiamo. No, bisogna trovare una combinazione, ragazzi, sono troppi numeri. Devo 9, 6, 3. E 9, 6, 3.
Ce l'ho davanti al naso, ma perché vedi le cose non le vedo, meno male. Cioè il numero del binario sta lì, sta lì. No, 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 si è tornato indietro. Vabbè, proviamo a vedere se riusciamo ad evitarlo da qui. Sinistra a destra, ragazzi, abbiamo fatto un obiettivo. Possiamo prendere il cavallino. Se no, meglio fare così. Lo prendo e lo lascio da qualche parte qui. Non lo porto sul furgone perché magari poi si bugga. E so cazzi, ora io devo aspettare i secoli che lui se ne vada da qua. Se lui passa sotto, no? Ho tempo di andarmene. Tipo, infatti, via via. Che sicuramente mi ha visto, però non ne frega nulla. Andiamo a sbloccare il coso lì, il treno. Insomma, vado a... No, mi sono cliccato nel coso. No! No, 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 no. Oh. Non scherziamo, ragazzi, non scherziamo. Non facciamo queste cazzate. Tanto non può passare di basso e stronzo, non può passarci. Vedi, vedi, torna indietro tutto il tempo. Vediamo se funziona. Intanto, ok. No, perché sai, vorrei provare prima di concludere. Ok, ok, il treno mi passa accanto. E questo ce l'abbiamo. Ora purtroppo non posso mettere KO Mr. Frosty, non va su quell'altro binario, quindi a parte non posso più farlo perché non ho più motivo. Io adesso questo qui lo posso qua. E intanto mi prendo il crick. Che mannaggia, ha spawnato dall'altra parte e basta. Ti pareva? Andiamo, facciamoci vedere, lo stemmen lui viene di qua una volta per tutte, perché tanto è inutile, devo tirarlo in mezzo a binari giù. Lo fa il giro. Oddio, pensavo ci fossero entrambi. No, invece stavolta ha spawnato dall'altra parte, me lo sorprendevo subito. Ma lui riesce a venire di qua? Mi sa che non riesce. Casca di sotto! Casca di sotto! Aspettate, devo resettare la zona, allora a questo punto devo fare per forza ossi. Ok, fa così, perché anzi lui non ci va. Quindi, andiamo in un posto a caso e torniamo indietro. Mandare le ore soltanto per fare una cazzata. Vedi quanto è buggato questo gioco? Casca di sotto e ripete le... Potrebbe giocare a nostro favore, certo, quello sì, però... Quello potrebbe. Dai, nuovo Metro Station, prendiamo il cavolo di Crick, torniamo al Circus, sì, al coso lì, al centro ricreativo, centro market, shopping center. E possiamo già fare anche la quest con la motocicletta subito, almeno sblocchiamo anche l'altro cavallo. Passo di qui, lui mi vede. Vai. Così intanto prendo anche questo qui. Le leve. C'era scritto lì, c'era scritto. Mannaggia. Ok. Se no ci si metteva lì a fare un po' in su e giù con le scalette lì. Tanto c'era la ringhiera in mezzo, non ci poteva beccare. Allora, andiamo a aprire subito la porta di sopra. Se riusciamo ci leviamo dalle scatole direttamente anche la missione qui del coso, della motocicletta. Sarebbe buono farla fin da subito, raga, perché era veramente la cosa più delirante del mondo. Cioè, difficilissimo, veramente. Qui non è spawnato nient'altro, si sa mai. No, no, no. A posto, allora prendiamoci la moto. Lui dove sta? Dov'è? È sparito Mr. Frosty. Non lo vedo. Ah, eccolo, l'ho visto. Ok, va bene. Ok, sta andando alla parte di là. Forse è un po' di tempo. Devo prima parlare un po' con quel ragazzo prima. Ora mi vede lassù. No, sta venendo da quest'altra parte. Mannaggia, muovimi. Ancora fa il giro di qui lui. Sì, sì, va bene, va bene. Purtroppo se lui è qui, è la prima parte, devo andarci. No. Sbagliato bottone. Già partiamo male, eh. Allora. Un po' se mi ricordo un po' i pulsanti perché... Mamma mia, eh. Qui è da bestemmie, ragazzi. È la quest più difficile di qualsiasi gioco che abbia mai fatto. Ok. Ce la faccio subito, ragazzi. Voglio il premio. Un premio, veramente. Cioè, il like. Assolutamente sì. Ok, lui sta di là. Buono, finché mi resta sopra adesso è fatto. Va bene, sta lassù, non ti preoccupa. Buono. Buono.
No, non ti fa così, ti bugga, accidenta. A te. Dai, dai, che ce la voglio fare alla prima, cavolo. 16 secondi, sì, mai nella vita. Oddio. Oddio. Sì. No! Oddio, the red horse. Vai, non torniamo più qua dentro, ragazzi. O forse sì per la canna da pesca, ma... Ehi, guarda, lo vuoi il cavallino? Lo vuoi il cavallino? No, non lo vedrai mai il cavallino, no. Allora, fermi tutti, non facciamo cazzate. Che sennò poi ci prende per davvero. Guarda, è già il secondo che prende. Un'altra so dov'è e l'altra andiamo a prenderlo adesso, perché andiamo a vestire il barbone, perché ti sei fatto fottere un cavallino dal mastro del circo. Quindi andiamo. Allora, sta sempre dietro a me? Forse no. Forse no, buono. Allora, di nuovo al metro station. Dobbiamo andare a prendere gli oggetti. Ora, io non voglio tenere comunque questo cavallino dentro al furgone, quindi lo terrò, lo butterò lì fuori. Lo metto qui, ok? E lì deve rimanere. Deve rimanere lì. Allora, velocemente andiamo a prendere o il cappello o le pantofolone. Ragazzi, sono soddisfattissimo di aver fatto direttamente la quest più difficile in assoluto, che la volta scorsa ci sono bestemmiato le ore, veramente. Cioè, è incredibile, non ho parole. No! Ecco, ora ho spawnato da un'altra parte. Dov'è il cappello? Ah! No, perché sai... Sto gioco non me la racconta troppo giusta ancora, eh? Non me la racconta giusta. Allora, dov'è? Circus? Oddio, vai. Ragazzi, siamo andati avanti. Adesso, praticamente, quello che dobbiamo fare è tutto quello che abbiamo sempre fatto finora. È sempre quello che abbiamo fatto finora, più o meno. Quindi adesso andiamo direttamente a dare i vestiti, prendiamo l'altro cavalluccio. E praticamente li abbiamo già tutti. Dobbiamo portarli tutti quanti all'albero. Praticamente sì. Non siamo ancora morti, quindi io la considererei già una vittoria questa. No, eccolo. E va bene. Vai, corri! Facciamo un giro sul retro. Good. Metro station. Dai, andiamo a prendere il cappello. Grandi così, ragazzi. Ce la stiamo facendo. Non voglio portarmi... Ah, ci sei ancora, ok. Non vedevo lo shining lì, il sbrilluccichio. Accidenti a lui. Mi passa dentro il treno. Sono sicuro. No. Sì, no. Dove è andato? Eccolo. Andiamo a fare un giro un po' strano. Aiuto! No, ok. Vai! Oh, Mr. Frosty, sei lento. Mangi troppi gel sanciccione pure tu, eh? Ma vai, resta qui. Io qui ho finito. Dovrò soltanto tornarci per questo qui, perché... Capitemi, a questo punto non ho voglia di metterli dentro al furgone. Non voglio più rischiare di... incriccare gli oggetti in punti in cui non posso più raccattarli. Li metto in delle safe zone in questo momento. Ma ho imparato diverse volte, ma ho imparato come funziona tutto quando no. Quindi, allora, dove stai? Non ci stai, perfetto. Andiamo a prendere la chiave del caravan. Va, metti il pantofolone, stai al caldo, dammi la chiave, cecio. Ti pesticcio un po'. Oh, dammi la chiave. Dove? Non lo so da dove. Va bene. Ragazzi, andiamo a prenderci il cavallo, così almeno abbiamo finito anche qua al circus. Forse. Non credo sia spawnato qualcos'altro, però evito comunque di guardarci, tanto di solito non ci spawna nient'altro. Ma l'avete notato? Basta mettersi un cartone in testa e lui non ti caga. Cioè, potremmo farlo anche noi, no? Un cespuglio in testa, cioè abbiamo visto che tanto anche Alice, chi era l'altra ragazza, non gli fa niente, quindi non so per quale motivo. Allora, andiamo al camping. Si va a depositare due di questi cavalli, così poi andiamo a recuperare quello del... aspetta, ci manca, allora questo ce l'abbiamo. Uno sta là dentro, l'altro l'abbiamo lasciato... Ah, sono tutti al costo, la metro station, ok, sì, gli altri due sono lì. Uno un po' più giù, uno un po' più su, ma sono lì. Va bene.
Allora, prendiamo subito, ci mettiamo questi due, così non perdiamo altro tempo. Purtroppo dobbiamo tornarci altre due volte qui, non possiamo portarvi di un oggetto alla volta, ma vabbè. Questo lo mettiamo direttamente qui, possiamo direttamente metterci anche questo a questo punto, tanto sta qua, tiè, vaffanculo, e questo è fatto. Allora, attenzione, dov'è Mr. Frosty? Non ci hai ancora preso neanche una volta questo giro. Sei diventato nabbo, eh? Sei diventato nabbo. Allora, dove sei? Non ci sei. Perfetto, me ne vado. Andiamo di nuovo al Metro Station, ragazzi. Dobbiamo farci due volte questo giro e abbiamo concluso. Spero. Ice Cream 3, spero. Spero, non lo so se devo fare soltanto questa quest con i cavalli e basta, non lo so. Spero di sì, spero. Allora, andiamo a prenderci questo. Wooden Red Horse. Va bene, lo farò. Tanto non credo ci sia pericolo in questo momento. Non credo, spero che non ci sia pericolo. Il coso stava lì dietro, quindi devo far così, via. Vabbè. Devo farlo venire qui in pista. Pensavi volevi proprio prendermi al volo? No, no, no. Wooden Green Horse li abbiamo tutti e quattro, ragazzi. Tutti e quattro con me. Vai, vai già su binari. Vai già su binari. Forse salvando i ragazzi c'è un finale segreto o qualcosa del genere. Ci può stare, ci può stare. Però in questo momento sento il bisogno davvero di andare a finire almeno questa parte di gameplay. Un bisogno proprio vitale, di vitale importanza, giuro. Vai. Manca l'ultimo, raga. E riesce a uscire dall'albero, no? 3 su 4, l'altro l'abbiamo ancora qui. Andiamo a prendercelo subito. Mr. Frosty non si vede. Buono, 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 non c'è. Non c'è, non c'è. Allora, lo prendiamo, vero? Ok, buona Red Horse, ce l'abbiamo. Ora, lui dove sta? Perché lui arriva ora, eh? Abbiamo perso troppo tempo. Direi ottimo. Ragazzi, forse ce l'abbiamo fatta. Adesso vediamo cosa succede quando mettiamo l'ultimo cavallo. Oddio, no, ho paura. Cage key, ok. No, l'ho visto, sai. L'ho visto. Vabbè. sei arrivato tardi. Io adesso ho trovato la chiave della gabbietta. Posso liberare il tizio là dentro? Non me la prenderei mai. Mai non me la prenderei, no. Giochiamo un po' con Mr. Frosty, va, rincorriamoci un po'. Abbiamo la chiave. Vuoi la chiave, Mr. Frosty? Vieni la chiave, non te la do la chiave. Andiamo a liberare il marmocchio, finisce il gioco, quindi vediamo un po' se adesso possiamo. Vediamo come funziona, o devo andare al neighborhood oppure devo fare così. Devo andare al neighborhood, ok, ragazzi. No, stai scherzando, devo liberare anche i bimbi. No, devo liberare anche loro. Lo sapevo. Va bene, la chiave la teniamo lì, tanto lui non è scemo, non gli interessa la chiave, ovviamente, lui vuole me e basta. Dobbiamo andare a liberare almeno lei, dai. Però a questo punto abbiamo sbloccato tutto, abbiamo ancora 3 vite, quindi ci cioè, stiamo vincendo onestamente. Devo soltanto rispondere bene alle domande che adesso non mi ricordo. Arriva già qui, arriva. Io non mi ricordo se devo rispondere adesso, non lo ricordo. Niente. Ma ora arriva lui, è inutile stare qui. Devo liberare anche ragazzi, devo liberare tutti. E io speravo tanto, ma me lo immaginavo. Pensavo potesse essere tipo una subquest invece di una main quest, però va bene, se dobbiamo farlo, facciamolo. Il peggio è andato ragazzi, il peggio ormai è andato. Vabbè stai sti cazzi, vado a liberare prima quell'altro, va, ormai se la affanculo. Lui mi ricorda un po' meglio le risposte, mi pare che dovrebbe darmele un po' meglio. No, sì, dai! Era già lì, perché sapeva dove volevo andare. Ora dimmi che Mr. Frost non è intelligente, intelligentissimo. Se riesco a seminarlo un'altra volta qui sopra è buono. Ok, vai, buono. Ok, la seconda. Allora, la prima è la seconda risposta. Poi la prima.
La 2, la 1. Sono 4 risposte. La 2, la 1. 3. Ok. 2, 1, 3. Let's go. Buono. Buono. Ora io spero che non ci sia vero qui dietro. Non c'è vero. Buono, buono. Abbiamo salvato lui. Dovrà soltanto andare. Tanto adesso non lo tocca più. Beirad. Dai, muoviti. No! Da dove? Oddio. Da dove era? Saprà da dove sono passato? Bravo, ti torna indietro. Oddio, che infarto. Non lo aspettavo, era dietro. No, ok, lui sta arrivando. Con dietro ovviamente anche lui, vabbè. Ok, se mi nascondo qua al furgone forse almeno riesco. Vai, vieni, dai. Andiamo a salvare l'altra ragazza e abbiamo concluso. Prendiamo la chiave che abbiamo lasciato al parco. E ce l'abbiamo fatta finalmente. Ora le risposte di lei non me lo ricordo. Ci sono stato talmente tanto tempo che la volta scorsa non me lo ricordo. Vai, monta su, che l'altra volta c'avevi i fiammiferi sotto il culo, maledetto. Allora, dove sei? Camping, vai, veloce. Andiamo a salvare pure lei, raga, ce la stiamo facendo. Ci manca l'ultima quest. Ok, questa è l'ultima cosa, l'abbiamo vista l'altra volta. Ci manca l'ultima parte della storia, praticamente, mi sa. Praticamente sì. Quindi le chiavi. Ok, la chiave è sempre qua. Questo è rassicurante. Devo ricordare le risposte. Allora, vediamo. Porco! Oh, ma non è possibile, è sempre qui, eh. Cioè, una zona... Di tutte le zone del parco lui viene qua. Posso distrarti, tipo... Se ti faccio vedere che sono passato di lì, magari... Forse ci caschi, forse. Ok. Dai, riproviamoci. Non me le ricordo le risposte. Niente tre, niente terza. Jay, it's you? E ora arriva, guarda, già laggiù. E lo vedo, ora arriva. Sento il bisogno di venire fin qua. Da basso, prova a vedere, ma lui viene fin qua. Prima risposta è la prima. Ho cambiato strada, Allora, la prima. La seconda non è la seconda. Io me le segno le risposte, perché sennò poi tanto casino. Due, perché ovviamente ho salvato prima l'altro ragazzo, quindi ce l'abbiamo già con noi. Tre. Andiamo to the victory. Andiamo. Guarda, sto portando via anche l'altro ciccione. I tuoi piani sono tutti quanti buttati nel recesso. Dove sei? Non ci sei? Allora, prendiamo tanto anche la chiave. Mamma mia, la precisione per prenderla, perché, oh mio Dio. Vieni, Liz. No, lo vedo, ho visto la capoccia là dietro. Dai, giugni qua, porca mia. Lei deve fare il giro di là, scommetto, vero? Perché non ci passa, perché non ci... Qua lo sapevo. Oh, no, dai. Non è che la prende, vero? No, lui viene da me, non interessa niente. Non gli interessa degli altri, proprio vuole me e basta. A me non mi frega proprio nulla, io voglio te, Ci passi, dai, qui si passi. Qui fa la brava. Brava, vai, vieni, dai. Dai, non importa, poi dopo ci penso io a lui. Ti basta che tu venga qui al van. Poi ci penso io a Mr. Frosty, Mr. Gelato al Cioccolato. Cioè, non sospetta di niente, lui non gli frega proprio nulla. Lei va sul van, c'è l'altro ragazzo, ma vabbè, che se ne frega. Sti cazzi, prenderò lui e gli altri lascerò liberi, va bene. Tanto. Vai, facciamo il giro. Se lui viene qui, facciamo il giro di là. Perfetto, ok. Raga! Ce la stiamo facendo. Potrebbe essere... La fine. Neighborhood! Oddio! Guarda, i brividi, non so se si vedono. Cioè, i peli ritti. Attenzione! Abbiamo liberato? Ok.
We have come home all too good. Siamo tutti a casa. No, 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 dai. Lavoro per niente. Però ho visto qualcosa cadere, infatti. L'ingrediente segreto. Che serve per scongelarli? No. Che ci devo fare? Ah, finito. Ho preso l'ingrediente, me ne fotto di miei amici che ho speso un sacco di tempo e anche di sanità mentale per salvarvi il culo e poi tutto lì. Mi prendo niente segreto, siamo contenti così, basta. Comunque ragazzi, abbiamo completato il gioco. Completato il terzo capitolo. Finally, finally. E vai. Ora sì, ci manca soltanto a completare anche il secondo capitolo, che non mi piace sinceramente fin troppo, perché non cammina, cioè lui cammina, non va troppo veloce, non corre. Sinceramente è brutto, perché sono molte zone, ma visto molto ampie, quindi boh. Però ci possiamo anche provare. Però signori, sono veramente contento di aver concluso finalmente Ice Cream 3. Ragazzuoli, io concludo anche questo video. Come al solito vi invito a lasciare un sacco di like per tutto quello che abbiamo fatto in questa serie, ragazzi. E come al solito noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti ragazzi.